competenze che si sono messe a disposizione persone di assoluto rilievo nel loro mondo, delle professioni, dell'industria, del volontariato e dell'università, testimoniano appunto di una grande disponibilità, ma soprattutto la necessità di mettersi in gioco. Io penso che una lista di questo tipo, proprio con queste caratteristiche, possa immaginare di fare fra il 10 e il 15%, questo è l'obiettivo che si sono dati, che ci siamo dati e che contribuirà in modo decisivo a far vincere la coalizione che si basa certamente sul grande partito che è quello del Partito Democratico a cui io sono iscritto e che sta lavorando, sta dando devo dire l'anima in queste ultime settimane e lo darà nei prossimi mesi assieme a SEL, io mi auguro anche a Padova 2020, lo siamo anche con l'Italia dei Valori, con i socialisti, probabilmente anche con altri, ma insomma tutti insieme, ognuno darà il proprio contributo e io penso che la proposta che siamo in grado di offrire alla città, l'offerta politica di una città che cresce, che guarda il futuro, che non è chiusa nelle sue paure come il centrodestra sta sostanzialmente proponendo, ha una prospettiva e soprattutto lo dobbiamo fare per poter far sì che i nostri ragazzi non immaginino che il futuro è altrove, il futuro è qui, è a Padova. Padova 2020, lei in questi giorni ha tenuto sempre insomma, riservo sui colloqui che ci sono stati, mentre insomma, dall'altra parte è uscita anche un po' di polemica. Io guardate, so perfettamente ovviamente che la situazione è difficile, vanno trovate composizioni nei confronti ovviamente di tutte le altre forze, ma soprattutto di Padova 2020, capisco anche il travaglio anche che c'è stato al loro interno. Io mi auguro soprattutto che prevalga un aspetto, abbiamo fatto delle primarie di coalizione e abbiamo stabilito che si aderiva in questo modo a una coalizione, chi perdeva si impegnava a non candidarsi contro e questa è una condizione io penso di serietà, di lealtà, non tanto nei confronti degli altri candidati ma in questo caso nei confronti degli elettori che sono andati a votare alle primarie. E io penso che questo debba essere un criterio, questo della serietà che noi proponiamo anche a tutta la platea elettorale della nostra città. Non saremmo credibili se facessimo giochi come dire, che sconfessano ciò che diciamo il giorno prima. Credo di aver testimoniato in questi anni che magari qualcuno non era d'accordo, ma di non aver detto delle cose e fatto altre. Io credo che questo, quello di mantenere la parola data, lo dico una battuta, dietro alla mia scrivania c'è un quadro, raffigura Attilio Regolo che viene invitato a rimanere a Roma e non tornare a Cartagine dove sarebbe stato mandato a morte. Ha deciso di tornare comunque a Cartagine perché aveva dato la parola che sarebbe tornato. E questo credo debba essere in un paese che non crede più nella parola, dove tutti pensano che si possa agire nell'assoluta libertà senza rispettare ciò che si è detto, credo che debba diventare uno dei criteri per portarci fuori da questa crisi, che oltre che essere una crisi economica è una crisi di valore, è una crisi etica e noi dobbiamo dare l'esempio. Ma lo incontrerà Fiore? L'ho incontrato tantissime volte in questa settimana, io sono disponibilissimo, non c'è nessun problema, anzi ricerco questo momento di confronto ulteriore nella consapevolezza che dobbiamo tutti dare come dire, un contributo per la vittoria del centro-sinistra. Io non sono mai abituato a dare ultimatum perché sono cose che non servono, se si vuole cercare la soluzione non si danno ultimatum, si costruisce assieme e dopodiché io penso che ognuno come dire, debba poi rivolgersi al proprio a chi insomma, ha comunicato una cosa ed eventualmente ne ha fatto un'altra. La cosa interessante della lista civica con Ivo Rossi per Padova è proprio questa, di avere persone che nella vita, nella professione hanno ruoli importanti, dicevo prima, dall'università, l'industria. Jacopo Silva è stato vicepresidente della
del ministro attuale dello sviluppo economico, la guidi, è stato il suo presidente, vicepresidente in Confindustria, questo per dire il Marco Ferrero è stato presidente delle ACLI, ma potrei andare avanti a un elenco infinito di ottime prassi anche all'interno della vita professionale. Io credo che questo sia l'atteggiamento giusto, persone che hanno voglia di mettersi in gioco perché capiscono l'urgenza per questo paese di risollevarsi, l'urgenza per questa città di costruire una prospettiva di sviluppo, e questo è un messaggio positivo che deve riguardare un po' tutti i padovani. Ha sentito Barbara Degani? Ho sentito Barbara Degani ieri pomeriggio, appena verso le 3, appena ho ricevuto la notizia. Ovviamente mi sono felicitato con lei perché è comunque un risultato importante per Padova, va a far parte di un governo di centrosinistra a guida Renzi, la cosa mi fa immensamente piacere, e io penso che queste cose potranno aiutare anche per il futuro anche a guardare con occhi diversi, perché la politica non è più quella vecchia, non è più quella tradizionale, e il condividere un percorso di governo a livello nazionale potrebbe anche aprire interessanti scenari anche a livello locale.